non posso che essere felice che questo quadrangolare, questa inaugurazione sia con la squadra di basket che è nel cuore degli italiani e nel cuore dei sardi. Dico anche nel cuore degli italiani perché è una squadra che ha imparato a farsi rispettare. Prima di parlare del torneo, io mi vorrei complimentare con l'amministrazione, mi vorrei complimentare con le società sportive e culturali della città di Oristano per il titolo di città europea dello sport, conferitogli dopo aver vinto una agguerrita concorrenza di tante altre città. È il giusto premio per l'organizzazione di eventi di alto livello di diverse discipline sportive e anche per attività culturali importanti. Ed è anche il giusto premio per l'amministrazione, per la tenacia dell'amministrazione nel portare a compimento un investimento importante per la realizzazione di questa bellissima struttura. E penso che per la Dinamo sia la prima volta ad Oristano, da quando, almeno da quando è stata promossa in Serie A. Quindi è un'occasione non solo per inaugurare questo palazzetto, è un'occasione per celebrare il titolo internazionale conferito alla città di Oristano, alla vostra comunità, ed è anche un'occasione per iniziare sul campo la collaborazione con l'Oristano Basket, che da quest'anno è entrato a far parte della nostra Academy, ovvero di quel progetto molto ampio che comprende moltissime società sportive isolane, che ha come obiettivo lo sviluppo dello basket giovanile. Quindi speriamo che questa palestra sia anche un traino per l'incremento del movimento cestistico oristanese. Il torneo chiaramente ci vedrà impegnati contro una squadra della nostra Serie A che con noi giocherà il 21 settembre la Supercoppa italiana insieme chiaramente a Cremona e Venezia. E poi ci saranno altre due squadre, una estone e una svizzera. Il torneo sarà di buon livello, per cui sarà un ulteriore test per valutare il livello della nostra preparazione in vista di questi impegni ufficiali che ormai sono imminenti. È un impianto che potrà dare sicuramente sbocco a tante manifestazioni, a tanti ragazzi, a tante attività. Quindi credo che sia giusto ringraziare l'amministrazione che si è impegnata in maniera forte perché questo palazzetto finalmente venisse terminato. Perché io lo so, ci sono state tante difficoltà, però loro con grande tenacia e soprattutto con grande competenze sono riusciti poi a terminarlo. Per quanto riguarda il vostro premio come città europea dello sport, credo che di solito non è una questione di fortuna, la fortuna bisogna anche dargli incontro, con programmazione, pianificazione, con impegno, con passione, con amore verso le cose che si fanno. Evidentemente qui ci sono state tutte queste componenti. Lei ha parlato, assessore, delle associazioni. Io ho letto che state facendo in questo momento, proprio grazie a questo progetto della Città Europea dello Sport, manifestazioni di ottimo livello, di altissimo livello. Un torneo che come società di basket abbiamo pensato già dall'inizio dell'anno con la Dinamo, sperando di riuscire nell'intento di inaugurare il nuovo palazzetto con loro e riuscire a portare la Dinamo ad Oristano.